Casale è una squadra sicuramente un po' corta, forse, perché in panchina non ha tantissimo da scegliere, ma ha un quintetto molto valido, soprattutto offensivamente. Abbiamo cercato ovviamente di mettere qualche sassolino nei loro ingranaggi e ci siamo riusciti parzialmente, però credo che abbiamo fatto veramente un'ottima partita in attacco, dove siamo riusciti a coinvolgere i nostri giocatori, i nostri tiratori principali, che hanno avuto una buona percentuale al tiro, però ecco, onestamente siamo sempre stati in controllo della partita e siamo riusciti a essere protagonisti con molti giocatori differenti. Quando giochi in questo modo qui, insomma, poi è difficile, specialmente in casa, perdere la partita. Ecco, noi abbiamo fatto una prestazione sicuramente importante domenica scorsa. Sappiamo bene che quest'anno la 2, specialmente il girone rosso, era molto difficile. Il prossimo anno, con la Serie A2 ridotta a 20 squadre, lo sarà ancora di più, ma l'idea di Rimini è ogni anno fare un passo in più verso quello che poi succederà. Ecco, vedremo quando e se succederà, ma sicuramente migliorarci e crescere ogni anno. Questa è la volontà assoluta di Rimini. Noi andiamo a Torino lunedì alle 20, per la verità. E la partita va bene, è molto difficile perché io ho iniziato a vederli, sono una squadra esperta Sì, che ha vero. chili e centimetri e che gioca in maniera molto dura, dura nel senso bello e sportivo del termine. Quindi l'avversario è sicuramente molto impegnativo. Però vedete, dal canto mio, come faccio a dire non andiamo là per vincere quando se andiamo a prendere le ultime 10 partite, Rimini ne ha vinte 9 e Torino ne ha vinte 7? Quindi ecco, con grande umiltà, riconoscendo il fatto che loro sono una squadra molto forte, veramente molto forte e molto attrezzata, vogliamo andare là a giocarci le nostre carte.